Eccoci qua con Mister Gatti al termine di Pistoiese Sant'Angelo 2-2. Mister, una breve e riassuntiva sua idea di questa partita. Oh beh, l'idea, siamo venuti qua per cercare di vincere la partita, portiamo a casa un punto con un po' di rammarico, perché per un'ora siamo stati molto bravi. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, a raddoppiare, però dopo la loro reazione è stata importante e hanno raggiunto un pareggio che alla fine penso sia il risultato giusto, ma complimenti ancora ai nostri giocatori. Adesso cerchiamo di rimettere a posto le forze perché andiamo a Prato. Quindi mister, un inizio secondo tempo molto attivo da parte del Sant'Angelo, infatti due gol, simile a quello di domenica che infatti appena iniziato il secondo tempo abbiamo subito pareggiato la partita, quindi la vede come aumento di maturità del Sant'Angelo iniziare anche bene il secondo tempo. Sì, no, è importante approcciare bene il primo quarto d'ora, ormai tutti nel calcio sappiamo che la reazione del primo quarto d'ora è importantissima. Siamo ripartiti bene, abbiamo fatto due bei gol, abbiamo rubato palla alta, dove abbiamo cercato di farlo anche nel primo tempo, ma credo che anche nel primo tempo abbiamo avuto almeno due occasioni per passare in vantaggio e abbiamo concesso solo un paio di tiri a una squadra importante, ma penso che per un'ora un buonissimo Sant'Angelo. Diciamo che continua anche il periodo d'oro di Gobbi davanti, anche oggi a segno, ottima partita, sponde, ha fatto la lotta davanti, quindi è un po' il simbolo di questo Sant'Angelo che vuole fare la lotta per restare in categoria. Sì, noi vogliamo stare in categoria, vogliamo fare tanta fatica tutte le partite, vogliamo fare gol agli avversari. E un giocatore come Gobbi, ma come Spaviero, che oggi ha giocato comunque con un problema alla schiena, ma ha stretti i denti. Ma tutti i giocatori che hanno partecipato a questa partita, una partita importante, in un campo importante. La cosa che più mi è piaciuta è comunque che hanno giocato con personalità, che abbiamo creato palle gol. Poi sappiamo che facciamo un po' di fatica a tenere il risultato perché ci è capitato tantissime volte di essere in vantaggio e di farsi riprendere. Eravamo in vantaggio di due gol, ci siamo fatti riprendere. Domenica eravamo in svantaggio di due gol, li abbiamo ripresi. Pertanto è un calcio anche abbastanza divertente, ma dobbiamo fare di tutto per lasciare questa squadra nella categoria che merita. Perfetto, mister, dopo due partite scintillanti ci aspettiamo e speriamo domenica di vedere un'altra partita scintillante. Dobbiamo essere bravi a recuperare davvero tutte le energie, perché oggi una cosa che ho chiesto ai giocatori prima della partita, ho chiesto davvero di utilizzare tutte le energie che avevano e credo che le hanno utilizzate, hanno fatto del loro meglio. Adesso dobbiamo essere bravi a resettare, recuperare le energie, prepararci per un'altra battaglia in un campo difficilissimo contro una squadra con dei valori importanti, perché il Prato, se gli ridanno i punti che gli hanno tolto, è una squadra da playoff, ma il Sant'Angelo andrà là per rendergli una vita veramente complicata. Perfetto, mister, grazie mille. Grazie a voi.